Eccoci ancora qui allora con Radio Veneto Agricoltura, benvenuti, benvenuti da Mimmo Vita. Vi presento il dottor Gabriele Meneghetti che segue la formazione per Veneto Agricoltura. In questo caso però ci piace parlare con Gabriele perché parliamo di un progetto veramente interessante, innovativo, ma io direi era tempo. Si chiama For Italy. Che cosa è? Progetto For Italy, formazione forestale per l'Italia. Grazie al testo unico in materia di foreste e filiere agroforestali è arrivata l'opportunità per omologare la formazione in materia di foreste. Il decreto è il decreto legislativo numero 34 del 2018. Questo decreto, condiviso da tutte le regioni, ha portato a un successivo decreto ministeriale di approvazione del progetto. Il progetto consiste in un percorso di formazione articolato, ovvero il riconoscimento a livello nazionale dello standard minimo che individua la figura dell'istruttore forestale, l'opportunità di realizzare i percorsi formativi per istruttori forestali in diverse regioni italiane, l'opportunità di realizzare altresì alcuni cantieri didattici dimostrativi, e tra questi il primo sarà in Veneto, oltre al cantiere di lancio che sarà effettuato l'8 e il 9 ottobre a Serra San Bruno in Calabria. Molto interessante questo, anche perché, voglio dire, in tutto il mondo l'attività, anzi la professione forestale è una professione alta. Noi pensiamo ai boscaioli, pensiamo come a qualcosa di autodidatta, oppure si trasmette da padre in figlio, da nonno a nipote, eccetera. Invece c'è un'attività che ha bisogno di grande formazione. Ma per capire meglio, Gabriele Meneghetti, operatore forestale, istruttore forestale, qual è la differenza? L'operatore forestale è un professionista, un imprenditore, un operaio, un addetto con competenze, abilità e capacità di gestione del legname in fase di abbattimento, allestimento e desbosco in termini operativi. L'istruttore invece è un operatore forestale che ha svolto sia l'attività di operatore vero e proprio, ma è arrivato a un livello di capacità, competenze ed abilità tali da poter insegnare anche ad altri nel rispetto delle regole della sicurezza massima nei cantieri forestali. Ecco, la sicurezza massima, questo è importante perché ovviamente lavorare con la motosega, con l'accetta e anche ovviamente con le gru a cavo, quindi con tutte queste macchine importanti è pericoloso. Però abbiamo detto prima che nel Veneto ci sarà il primo campo, allora ricordiamo che è un progetto nazionale del Ministero che si svolge in varie regioni forestali. Ricordiamo appunto la Calabria è una regione forestale, ma chiaramente il Piemonte, il Veneto, il Trentino, ma anche la Toscana, l'Emilia Romagna sono tutte regioni forestali. Ecco, però questo primo campo si svolge nel Veneto perché la regione Veneto ha aderito a questo progetto dandolo in qualche maniera operativamente a Veneto Agricoltura. Sì, nel progetto sono previsti infatti corsi di formazione per istruttori e cantieri didattici dimostrativi, nonché attività di supporto all'organizzazione e consegna diciamo, ai partecipanti di tutti quei materiali necessari per la sicurezza individuale. Il primo percorso formativo sarà realizzato dalla Regione Lombardia per l'area delle regioni del nord, mentre il primo cantiere dimostrativo sarà realizzato da Veneto Agricoltura nella nostra sede di Pian Cansiglio. E in che cosa consiste allora questo primo cantiere? Il cantiere didattico dimostrativo che sarà realizzato in situazione operativa consiste in un momento, diciamo, di
articolato di coinvolgimento degli operatori forestali interessati a conoscere quali sono gli aspetti della sicurezza in cantiere, gli aspetti tecnici di gestione in sicurezza della motosega, gli aspetti tecnici di abbattimento, allestimento ed esbosco in situazione operativa, nonché conoscere tutte le professioni forestali e la situazione economico o sociale delle foreste nell'ambito territoriale di appartenenza. Beh, molto interessante, molto bello, veramente finalmente c'era bisogno di formazione e soprattutto in questo caso c'è anche la necessità ed era ora anche che si capisse che quella del boscaiolo è una professione vera, che ha bisogno anche di formazione, questo è importante, importante su base nazionale. Allora, la cosa potrebbe interessare a molti dei nostri telespettatori, la domanda quindi è come informarsi per partecipare a queste attività. Il cantiere dimostrativo avrà un suo piano di comunicazione e coloro che sono interessati a conoscere l'attività in svolgimento potranno collegarsi al sito di Veneto Agricoltura. Inoltre sarà fatta una precisa scheda di partecipazione e sarà inviata a tutti gli operatori forestali già in possesso del patentino. Coloro che sono interessati potranno mostrare la loro adesione ed esprimere anche una propria opzione qualora intendessero partecipare successivamente alla selezione per il corso di istruttore forestale. Molte grazie allora Gabriele Meneghetti per queste informazioni. Io veramente applaudo a questo progetto nazionale, regionale e di Veneto Agricoltura. Volevo anche dire che è molto bello anche il titolo che è stato dato a questo progetto, che si chiama For Italy, quindi For sta per un titolo inizio, ecco, per forestale. Però questo for vuol dire anche per, e questo per fa anche capire quanto importanti sono le foreste, i boschi per il nostro paese, un paese che, come è stato detto da molto tempo, è un paese ricco di boschi ma poveri, e probabilmente se la professione forestale cresce diventeranno anche ricchi, perché allora le conversioni forestali potranno essere fatte. Questo che ho espresso adesso è un concetto tecnico, i forestali mi capiscono, gli altri avremo spero modo di specificarlo. Allora grazie ancora al dottor Gabriele Meneghetti di Veneto Agricoltura, segue la formazione, Mimmo Vita vi saluta con Radio Veneto Agricoltura, l'appuntamento è a domani.